Educare con il linguaggio dello sport, favorendo l'integrazione di tutti i ragazzi, anche quelli di religione e cultura diversa da quella cattolica. Sono questi alcuni temi che i dirigenti del CONI e il presidente del CONI Lombardia, Pierluigi Marzorati, hanno affrontato nell'emozionante incontro con l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola. Direi tre punti fondamentali. Il primo è quello dell'importanza di riuscire a creare gruppo, a fare squadra, affinché i ragazzi possano interpretare lo sport come un valore importante all'interno del loro mondo. Il secondo, quello che accenno, è quello dell'osmosi, che sicuramente è un fattore importante, trasmettere i lati positivi che ci sono nell'educazione attraverso lo sport, le migliaia e migliaia di dirigenti che ogni giorno lavorano assieme ai tecnici, assieme alle famiglie per cercare di far crescere i ragazzi attraverso appunto lo sport. L'ultimo è quello dell'integrazione. In Lombardia lo sport trova iscritti dei ragazzi che non sono nati in Italia, magari non sono della religione cattolica, però sono ragazzi che praticano lo sport. Io credo che il valore aggiunto di quello che ha detto oggi l'arcivescovo Scola sia proprio quello che noi dobbiamo pensare a un'attività sportiva che sia fattore integrante e includente di tutti i ragazzi che vivono sul nostro territorio, e noi abbiamo il dovere come dirigenti in primis di fare qualche cosa affinché loro si sentano veramente integrati, e lo sport può essere un veicolo importante per loro.